Ciao a tutte! In questo tutorial vi mostrerò come si lavora questa mantellina ai ferri utilizzando una tecnica che è quella dei ferri accorciati. Ecco, non vi spaventate perché è una cosa semplicissima, perlomeno utilizzata in questo modello. E lavoreremo con un filato spesso. Io in questo caso ho utilizzato un filato morbidissimo della Adriafil, che è unico ed è una composizione di lana al 55%, acrilico al 30% e alpaca al 15%. È morbidissimo, lo trovate anche in tantissimi altri colori. Questo filo viene lavorato con dei ferri numero 8. È una mantellina che si adatta benissimo alla forma delle spalle perché, vedete, ha proprio questa lavorazione che parte da larga e si restringe fino ad arrivare al collo. Io per chiuderla ho utilizzato due pompon, sempre lavorati nello stesso filo. Ho aggiunto due catenelle come asole e a questo punto il gioco è fatto. Non dovrete far altro che indossarla con i vostri capi preferiti. Vi faccio vedere la forma della mantellina quando la apriamo. In pratica è un semicerchio e potete notare questi piccoli rialzamenti del filato delimitano le parti in cui noi lavoriamo i nostri ferri accorciati. Per questa mantellina ho utilizzato all'incirca 250 g di filato, compresi i pompon. Per il nostro campione utilizzerò sempre un filato da lavorare con i ferri 8, però per praticità utilizzerò il ferro circolare perché mi è più comodo, come sapete, per lavorare davanti alla videocamera. Iniziamo montando 36 maglie. Allora, potete montare le maglie utilizzando il metodo che preferite. Io farò in questo modo. Allora, montiamo 36 maglie sul ferro. Ora lavoriamo il primo e il secondo giro a diritto. In pratica la lavorazione sarà sempre al legaccio, quindi tutti i ferri al dritto. Iniziamo con questo primo giro. Lavoriamo a dritto per tutto il ferro. E questo è il primo ferro, voltiamo, lavoriamo il secondo ferro sempre a diritto. Continuiamo fino a lavorare tutte le maglie. A cominciare da questo ferro inizieremo la lavorazione che darà la forma alla nostra mantellina. Quindi iniziamo lavorando 12 maglie a diritto. A questo punto io lavoro così,
giriamo sul rovescio del lavoro. Ecco, guardate adesso perché è semplicissimo. Sul ferro di destra prendiamo una maglia e la passiamo su quello di sinistra. Abbiamo il nostro filo davanti, lo passiamo tra i due ferri spostandolo sul retro del lavoro. A questo punto riprendiamo la maglia che abbiamo spostato sul ferro di sinistra e lo facciamo scivolare di nuovo sul ferro di destra. In questo modo abbiamo bloccato il filo tra le ultime due maglie del ferro di destra, in modo che così possiamo lavorare le 12 maglie che abbiamo a sinistra. Anche se sembra uno scioglilingua, però penso che abbiate capito che è molto semplice. In pratica, per lavorare queste 12 maglie, noi dobbiamo riportare il filo che abbiamo sul davanti sul retro del lavoro e lo facciamo in questo modo, richiudendo il filo in mezzo alle ultime due maglie, in modo che possiamo lavorare le maglie, le 12 maglie del ferro. Quindi andiamo a lavorare a diritto queste 12 maglie. 1, 2, 3, 4. Ecco qua. Siamo tornate indietro lavorando solo le 12 maglie del ferro. Ora passiamo al quinto ferro. Vedete, già si è formato un triangolino perché sono delle maglie che sono state lavorate con un ferro in più. Il quinto ferro invece andiamo a lavorare 24 maglie tutte a dritto. Ecco qua, abbiamo lavorato 24 maglie, voltiamo di nuovo e lavoriamo, tornando indietro, queste 24 maglie. Facciamo come abbiamo fatto prima, il filo ce l'abbiamo sul davanti e dobbiamo spostarlo sul retro del lavoro. Quindi facciamo scivolare una maglia dal ferro di destra a quello di sinistra, passiamo il filo dietro, rimettiamo a posto la maglia che abbiamo fatto scivolare, posizionando il filo sul retro del lavoro. Lavoriamo le nostre 24 maglie a dritto. 1, 2, 3, 4. Ecco qua. Torniamo sul davanti del lavoro e lavoriamo tutte e 36 le maglie a diritto. Ecco qua. Ora, per completare la nostra sezione, chiamiamola così, lavoriamo sul rovescio del lavoro un nuovo ferro a diritto. Ecco, questo è il nostro ferro rovescio del lavoro
appena completato, ritornando sul diritto del lavoro, rinizieremo di nuovo dal terzo ferro, ripetendo fino a questo punto. Come potete notare, già si vedono i risultati dei nostri ferri accorciati. Quindi vediamo la parte iniziale che è molto più alta. Poi abbiamo quella centrale delle spalle che ha un'altezza minore e questa è la parte del collo che in pratica è, diciamo, la metà in altezza rispetto alla parte iniziale. E questa lavorazione, quindi, come abbiamo detto, che darà la forma alla mantellina, più larga all'esterno, più stretta verso l'interno, ossia la parte del collo. Quindi da questo momento in poi ripeteremo sempre la sezione a partire dal terzo ferro. Una volta che avrete terminato la vostra mantellina, man mano che andate avanti con il lavoro, poggiatela sulle spalle e provate fino a quando non si chiude bene il collo e non riuscite a sovrapporre bene le due parti iniziali e finali del capo. Chiudiamo le maglie. In questo caso io vi consiglio di chiuderle dal diritto del lavoro nel solito modo della chiusura, però lavorando le maglie a rovescio. In questo modo lavoriamo a rovescio la prima maglia, a rovescio la seconda e accavalliamo. Lavoriamo un nuovo rovescio e accavalliamo. Ecco qua, sono arrivata all'ultima maglia da chiudere. Ora, invece di prendere quest'ultima maglia, lavorarla e poi accavallare, facciamo in questo modo. Prendiamo il filo tra queste ultime due maglie e lo solleviamo e lo mettiamo sul ferro di sinistra come per creare un nuovo punto. Prendiamo tutte e due i punti insieme, li lavoriamo al rovescio. E poi andiamo ad accavallare. In questo modo, vedete, non si crea quello spazio antiestetico dell'ultimo punto di chiusura e possiamo passare a tagliare il filo e a fermarlo. Di nuovo lo chiudiamo, insomma, in questo modo come fate di solito e poi cuciamo le codine in modo da nasconderle. E in questo modo abbiamo la rifinitura della nostra mantellina. Per quanto riguarda il numero di ferri lavorati per la mia mantellina, io ho contato 44 giri sul collo, cioè ogni giro, praticamente ogni ferro che vedete al rovescio, in pratica ne sono due perché quello del davanti e quello del dietro. Comunque ne sono 44. Poi ovviamente ognuno lavorerà il numero di sequenze adatte alla propria misura. Tornando alla confezione, alla decorazione, come volete chiamarla, io ho fatto, come dicevo, questi due pompon e li ho utilizzati come bottoni. Ovviamente in base all'uso che dovete fare della mantellina, cioè questo è un metodo molto simpatico magari per la mantellina di una ragazzina, di una bimba, di una
signora estroversa, però se volete una mantellina più seriosa, non dovete fare altro che applicare due bei bottoni o anche tre o quattro per tutta quanta la parte di sinistra. Oppure, senza mettere bottoni o altro, potete utilizzare uno spillone per bloccare la mantellina sulle spalle o sul davanti. Bene, io spero di essere stata chiara nel mostrarvi come si lavora questa mantellina. Nel caso contrario, potete sempre lasciare un commento al quale io risponderò il prima possibile. Vi ricordo sempre di visitare anche la pagina del mio blog, che aggiungo sempre sotto nella info box, dedicata al tutorial che io vi mostro, perché magari potete trovare qualche indicazione o qualche immagine in più da poter utilizzare a vostro vantaggio. Bene, anche per questa volta ho terminato. Vi auguro buon lavoro, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutte da Lilla.